natura contiene in sé tre parti principali, quali diciamo essere disegno, commensuratio et colorare. Disegno intendiamo essere profili et contorni che nella cosa se contene. Commensuratio diciamo essere essi profili et contorni proporzionalmente posti nei luoghi loro. Colorare intendiamo dare i colori come nelle cose se dimostrano, chiari et oscuri, secondo che i lumi li devariano. Delle quali tre parti intendo tractare solo della commensurazione, quale diciamo prospettiva, mescolandoci qualche parte de disegno. Perciò che senza non se può dimostrare in opera essa prospettiva. Il colorare lasceremo stare, e tracteremo de quella parte che con linee, angoli et proporzioni se può dimostrare, dicendo de puncti, linee, superficie et de corpi, la qual parte contiene in sé cinque parti. La prima è il vedere, cioè l'occhio. Seconda è la forma della cosa veduta. La terza è la distanza dall'occhio alla cosa veduta. La quarta è le linee che separtano all'estremità della cosa e vanno all'occhio. La quinta è il termine che è intra l'occhio e la cosa veduta, dove si intende ponere le cose. Il brano che avete appena ascoltato è tratto da De Prospettiva Pingenti, opera scritta da Pio della Francesca nel 400 e rappresenta uno dei trattati più importanti per quanto concerne le arti figurative del Rinascimento. Per Piero la prospettiva è l'anima scientifica della pittura, è il suo principio ordinatore. Da questo momento in poi la rappresentazione della realtà, della natura, del vero dovrà assolutamente fare i conti con un nuovo metodo prospettico, una nuova visione delle arti del disegno che inevitabilmente condizionerà anche l'approccio tecnico alla pittura murale e quindi al buon fresco. L'avvento della prospettiva portò inevitabilmente con sé nuove sperimentazioni tecniche anche per quanto concerne la pittura murale. La prospettiva ordinò forme, figure, rappresentazioni nello spazio che non potevano più essere casuali. La costruzione dell'immagine, della composizione, doveva per forza di cose, ormai dai primi decenni del 400, rispondere al nuovo metodo prospettico. Del resto, l'artista a cui si rivolgeva Piero nel suo trattato e anche Leon Battista Alberti, il grande architetto umanista, autore negli anni 30 del 400 del De Pictura, è un artista integrale, è un artista colto che si è emancipato dal ruolo di artigiano che invece aveva nei secoli precedenti. È un artista che riesce a spaziare fra letteratura e scienza, che legge gli antichi, i classici, e che quindi è in grado tranquillamente di interpretare il nuovo metodo prospettico. Per questo, nell'approccio al muro, la sinopia, che va accompagnato tutta la pittura murale trecentesca e anche in precedenza, non basta più. Non si perde l'uso di utilizzare la sinopia, ma ci si evolve verso nuovi studi e nuove apporti e prospetti tecnici. Faccio un esempio, pensiamo alla sinopia che Paolo Uccello ebbe a condurre a Firenze in San Martino alla Scala per la sua natività. Non è più una sinopia in cui si fa disegno in scala monumentale 1:1 semplicemente che poi andrà ricoperto con l'intonaco e quindi col disegno esecutivo sull'intonaco, ma Paolo realizza un vero e proprio schema prospettico, un reticolo con diversi punti di fuga sul quale poi porre le figure. La cosa più importante è quella, è avere il controllo del muro, avere il controllo del disegno, avere il controllo di tutta quanta l'opera, ma già in precedenza, prima di arrivare direttamente al muro.
Ecco perché nel 400 e poi ancora nel 500 gli artisti, i pittori avranno come modo di impostare il loro lavoro tecnico una operatività differente rispetto al passato, e cioè cercheranno ovviamente di avere l'opera finita già in studio, in laboratorio, attraverso degli studi dettagliati, analitici, che poi dopo riusciranno a condurre in un secondo tempo sul muro. Ho scelto la facoltà di restauro perché fin dall'inizio ero molto indecisa se intraprendere un percorso di studi umanistici o scientifici. Alla fine mi sono resa conto che appunto il restauro è quella disciplina che riesce a comprendere entrambe i rami. Inoltre, fin da subito noi studenti passiamo molte ore in laboratorio e questo ci permette di affrontare tutte le problematiche del restauro e tutte le tecniche che poi sono supportate anche dalle lezioni frontali. Il mio progetto di tesi si svolgerà all'interno di questo ambiente, all'interno del suor Orsola, in modo tale da poter avere non solo il supporto del laboratorio di affreschi che si trova qui vicino, ma anche e soprattutto di quello di diagnostica per le eventuali analisi a supporto della mia tesi. Siamo nel coro della Chiesa dell'Immacolata nella cittadella monastica del suor Orsola Benincasa e siamo qui perché la nostra allieva sta facendo un lavoro di tesi su questo ambiente bellissimo, e questa è una delle fortune che abbiamo qui al suor Orsola, docenti e allievi, di avere delle opere belle e importanti proprio qui all'interno del complesso. E il lavoro di tesi riguarderà l'intero ambiente con l'intervento pratico su 4 zone che sono state individuate in accordo con la sovrintendenza come valide e dimostrative dei diversi problemi che abbiamo. Nel laboratorio che io coordino e dirigo, i ragazzi vengono buttati nella mischia fin dal primo giorno. Proprio il primo giorno di laboratorio devono affrontare un intervento di restauro su un oggetto, su una superficie, e devono essere capaci di motivare le loro scelte, le loro proposte di intervento, che sono naturalmente nei limiti delle loro scarse conoscenze, e supportarle e sostenerle davanti a me. E quindi in questo modo loro imparano fin dall'inizio quali sono i criteri e quali sono poi gli obblighi che avranno quando saranno dei restauratori che lavorano sul campo. Per questo un'altra cosa importante che credo che noi facciamo è che li abituiamo a capire i costi, i tempi di intervento, le problematiche che troveranno quando saranno imprese o comunque liberi professionisti, e riuscire in questo modo a portare avanti un intervento scientifico ma anche valido economicamente. La doratura sugli affreschi poteva essere realizzata utilizzando il bolo armeno oppure la missione. Il bolo armeno era una sostanza argillosa che poi veniva addizionata con della colla, mentre la missione era costituita da olio di lino cotto, biacca, verderame e gomma sandracca. Vediamo ora come veniva realizzata la doratura con il bolo armeno. Il bolo che veniva utilizzato per la preparazione della doratura poteva avere 3 colori: rosso scuro per poi restituire un oro molto caldo, giallo per restituire un oro molto brillante e nero per restituire un oro anticato. Prima di realizzare la doratura con la stesura del bolo, bisogna preparare il supporto con una manitura. La manitura consiste in più mani di gesso e colla animale che viene stesa sulla superficie che dobbiamo dorare. Ne serviranno almeno 3, dovranno essere accuratamente levigate o con della carta abrasiva o con dello smeriglio. Anticamente, anziché la moderna carta abrasiva, utilizzavano la pelle essiccata del pesce smeriglio. La base dunque veniva accuratamente levigata, lucidata, e poi veniva passato una mano di bolo.
In questo caso noi non abbiamo realizzato la preparazione della manitura e passeremo direttamente all'operazione del volo. Per semplicità, andremo a stendere il volo su tutta la superficie che intendiamo dorare con la foglia. In questo modo. A questo punto dovremo attendere qualche minuto affinché questa preparazione si asciughi. Dopodiché procederemo all'applicazione della foglia d'oro con molta molta attenzione. Con una spatolina andiamo a tagliare la porzione di foglia d'oro che ci interessa. E con la nostra pinza la prendiamo. Andiamo ad applicare sulla parte trattata con il volo. Con un pennellino a setole morbidissime facciamo aderire la nostra foglia d'oro. Per poter spazzolare delicatamente l'eccesso di foglia oro, dovremo attendere che il volo sia completamente asciutto. Poi, con una punta d'agata, provvederemo a lucidare la superficie. In molti casi, anche sugli affreschi, la superficie dorata veniva poi trattata con della cera a protezione oppure con della gomma lacca. Gli schizzi chiamiamo noi una prima sorte di disegni che si fanno per trovare il modo delle attitudini ed il primo componimento dell'opera, e sono fatti in forma di una macchia e accennati solamente da noi in una sola bozza del tutto. E perché questi, dal furor dello artefice, sono in poco tempo espressi, universalmente son detti schizzi, perché vengono schizzando o con penna o con altro disegnatoio o carbone, in maniera che questi non servono se non per tentare l'animo di quel che gli sovviene. Da questi schizzi vengono poi rilevati in buona forma e con più amore e fatica i disegni, nel far de quali, con tutta quella diligenza che si può, si cerca a vedere dal vivo se già l'artefice non si sentisse gagliardo, in modo che da sé li potesse condurre. Appresso, misuratili con le seste o a occhio, si ringrandiscono dalle misure piccole nelle maggiori, secondo l'opera che si ha da fare. E se in quegli fossero prospettive o casamenti, si ringrandiscono con la rete, la qual è una graticola di quadri piccoli ringrandita nel cartone, che riporta giustamente ogni cosa. Perché chi ha tirate le prospettive nei disegni piccoli, cavate di sulla pianta, alzate col profilo e con l'intersecazione e col punto fatte diminuire e sfuggire, bisogna che le riporti proporzionate in sul cartone. La necessità di avere sotto controllo il cantiere pittorico murale per il pittore del Rinascimento comporta di studiare in maniera analitica e dettagliata ogni operazione che si andrà poi a condurre sul muro, a partire ovviamente e soprattutto dalla progettazione del disegno sull'intonaco fresco attraverso, come vedremo, il cartone. Per questo la lista del Rinascimento fra 4 e 500 non può prescindere dalla costruzione di disegni di modello, disegni schizzi veloci e rapidi che portino alla composizione finale su carta attraverso proprio l'indagine precisa e puntuale dei singoli particolari e delle singole figure che si andranno a raffigurare. Vasari ci spiega ad esempio che era consuetudine, fra l'altro, per studiare al meglio il disegno da condurre poi dopo sul muro, utilizzare dei modelli in terracotta o in cera per avere proprio sotto il proprio controllo le ombre e le luci. Una volta studiate nei singoli dettagli la composizione, il pittore del Rinascimento andava a realizzare il bozzetto finale, cioè il modello finale.
dal quale poi doveva trarre il cartone preparatorio da porre sul muro. Il bozzetto, per essere trasportato sul cartone, doveva essere necessariamente corredato della cosiddetta quadrettatura, che permetteva di riprendere il disegno su scala, ovviamente che si decideva prima, sul cartone che poi si conduceva sul muro. Uno straordinario caso di come si andasse a sperimentare la quadrettatura fino dai primi decenni del 400 è dimostrato dalla Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella. La riflettografia infrarossa è un'indagine scientifica che trova ampia applicazione nello studio delle opere murali, in quanto è totalmente non invasiva e sfrutta le sole proprietà ottiche dei materiali. Infatti, molti materiali acquistano trasparenza se illuminati con una sorgente infrarossa e consentono quindi l'ispezione degli strati soggiacenti la pellicola pittorica, consentendo quindi la lettura del disegno preparatorio dell'autore e la presenza di eventuali pentimenti. La metodica sfrutta inoltre il fenomeno del metamerismo, fenomeno per il quale materiali che hanno uguale colore in luce visibile, ma diversa composizione chimica, si comportano diversamente se illuminati con un'altra sorgente rispetto a quella visibile. In tal modo è possibile scorgere immediatamente i ritocchi o rifacimenti pittorici. La tecnica consiste nell'illuminare la superficie di interesse con una sorgente con una forte componente emissiva nel vicino infrarosso. Mediante una telecamera è possibile riprendere il fenomeno utilizzando sensori al silicio, ad esempio, per riprese fino a 1100 nanometri, oppure sensori INGAS per riprese ancora più spinte, fino a 1700 nanometri. L'immagine che si ottiene è un'immagine in scala di grigio che contiene le sole informazioni nell'infrarosso. Con gli strumenti digitali è inoltre più semplice effettuare anche le riprese in falsi colori, aggiungendo alle riprese nell'infrarosso anche quelle negli ambiti spettrali del verde e del rosso. In tal modo è possibile, rielaborando i canali, ottenere immagini che evidenzino le aree di ritocco pittorico e di manomissione e che possano, in una fase preliminare, discriminare la composizione chimica di alcuni pigmenti. Un caso studio è ad esempio la Cappella San Severo a Napoli, settecentesca, dove le riprese in infrarosso effettuate nel cupolino hanno mostrato al di sotto delle partiture geometriche e dei finti stucchi dipinti la presenza di putti, quindi dell'originaria decorazione. Un altro caso studio è la Sala della Madonna di Loreto nel Palazzo dell'Aeronautica Militare a Roma, affrescata nei primi del Novecento con delle mappe. Qui le immagini hanno rivelato una sorta di compendio delle tecniche di riporto del disegno preparatorio, mostrando in alcune aree la quadrettatura, altrove invece segni grafici con una punta secca, talvolta ripassata a pennello, e ancora la tecnica dello spolvero. Si fanno i cartoni secondo il comune uso, che prima si misura l'altezza e la larghezza di quel luogo dove si ha da far l'opera, e di poi si piglia la debita carta secondo quello spazio e si squadra con attaccarla con colla di pasta bollita, finché si compie la grandezza del predetto spazio. E poi, asciutta che si vede, si rincolla due dita attorno ed attaccasi sopra del muro pulito, dove con lo spruzzarvi dell'acqua dentro, tirandosi e stendendo tuttavia attorno, si provvede poi che nello asciugarsi rimanga pulita e ben distesa. Ed indi, sopra di essa,
vi si misura e se li batte la grata sottilmente col numero dei quadri che prima egli aveva fatto sopra il disegno piccolo che vorrà imitare su quella. E quivi si comincia a riportare con molta avvertenza e destrezza tutto ciò che in quel primo disegno si vede essere, finché egli vede che sia ogni cosa posta ai propri luoghi. Una volta che il pittore aveva ripreso la quadrettatura dall'ultimo disegno di modello in scala sul cartone, doveva ovviamente trasportare il disegno sull'intonaco. Per fare questo utilizzava differenti tecniche, le due principali sono il cosiddetto spolvero, e lo spolvero prevede che il pittore buchi il disegno attraverso un ago e poi dopo attraverso un sacchetto di tela con l'interno del carbone batta contro il cartone in modo tale che la polvere di carbone passi attraverso i buchi fatti precedentemente e vada a porsi sull'intonaco. Altrimenti l'altra tecnica è la cosiddetta incisione indiretta, cioè utilizzare una punta metallica per ripassare il contorno del disegno e ovviamente l'intonaco fresco ed essendo malleabile si incide facilmente. Oggi noi abbiamo diversi cartoni che sono sopravvissuti ai secoli e a dirla così sembrerebbe un mero strumento funzionale il cartone stesso, e lo era, anche se è un dato di fatto che fra 400 e 500 molto spesso i cartoni fossero in realtà replicati già su altri che invece erano detti ausiliari, cioè erano quelli che andavano posti sull'intonaco e non invece i cartoni in chiaroscuro realizzati dal maestro, che molto spesso servivano come strumenti di bottega agli allievi o anche, sappiamo, nel 500 diventano anche strumenti di mercato vero e proprio, vengono anche venduti. Tornando invece al discorso pittorico, è bene ricordare, come abbiamo detto in precedenza, che fra 400 e 500 per l'appunto la pittura a buon fresco la fa ancora da padrona. Certo è che non possiamo non ricordare a questo proposito una famosissima fonte, cioè una supplica che Francesco del Cossa, grande interprete del Rinascimento padano, scrisse a Borso d'Este nel 1470, rivendicando il suo ruolo di frescante, di pittore di muri, ma attraverso la tecnica dell'affresco, rispetto ai suoi colleghi che invece a Schifanoia, a Ferrara, dipingevano completamente a secco. Altro modo per realizzare la doratura era quello di utilizzare come collante la missione. Secondo l'antica ricetta del Cennino Cennini, andava utilizzato dell'olio di lino cotto, della sandracca, del verderame. Andava fatto bollire lentamente finché il composto diventava appiccicoso. Andiamo a utilizzare della missione già preparata. Questo era un metodo utilizzato maggiormente dagli artisti, soprattutto sugli affreschi, poiché è molto molto più veloce. Purtroppo però resisteva meno al tempo e quindi queste dorature effettuate con questa tecnica sono arrivate estremamente deteriorate o assolutamente illeggibili. A questo punto dobbiamo attendere sempre il tempo utile affinché questa superficie trattata si asciughi e poi andiamo a porre sopra la superficie la nostra foglia d'oro sottile. La procedura che abbiamo appena visto non prevede la preparazione sottostante con gesso di Bologna e colla animale. Effettivamente gli artisti facevano questa lavorazione direttamente sul muro. Ora andiamo a realizzare la doratura su questa porzione di affresco trattata con la missione.
Anche in questo caso, per gustare appieno la doratura, dovremo attendere che la superficie sia completamente liscia e procedere a una leggera spazzolatura. La differenza fra le due tecniche sta nel fatto che nella precedente, quella con il bolo, la foglia d'oro può essere successivamente lucidata con la pietra d'agata e anche brunita. Nel metodo invece appena illustrato con la missione, non possiamo realizzare alcuna lucidatura dell'oro. Come abbiamo visto, nel corso del Rinascimento la pittura murale a buon fresco la farà ancora da padrona, alternandosi però a nuovi sperimentalismi tecnici che vedranno Leonardo da Vinci il loro principale protagonista fra Milano e Firenze. Leonardo cercherà di avviare una sperimentazione tecnica per quanto concerne la pittura murale, prendendo le mosse dalla pittura su tavola, secondo anche le tecniche e i leganti che fino a quel momento si usavano in questo campo così importante della pittura.